Sono Nicolò Vignatavan ed oggi vediamo insieme come si analizza lo studio di funzione completo sul piano cartesiano. Mi raccomando, mettete like al video ed iscrivetevi al mio canale per non perdere i prossimi video di approfondimento. Analizziamo e studiamo la seguente funzione fratta. F di x uguale x alla seconda meno 1 diviso x meno 2. Primo passaggio, analizzare il cosiddetto dominio della funzione. Per calcolare il dominio della funzione dobbiamo porre il denominatore, in questo caso x meno 2, diverso da 0. Quindi il nostro denominatore deve essere posto diverso dal valore 0. Risultato: x diverso da più 2. Dunque noi sappiamo che questa funzione esiste per tutti i valori di x reali a parte il valore più 2. Secondo passaggio: porre il numeratore ed il denominatore della nostra funzione rispettivamente maggiore o uguale di 0 e maggiore di 0. Questo passaggio viene definito come lo studio del numeratore e del denominatore. Primo caso, numeratore maggiore di 0, x alla seconda meno 1 maggiore o uguale di 0. Bene, come si risolve? Questa è una disequazione di secondo grado con due soluzioni: x 1 2, la prima maggiore di 1, la seconda minore di meno 1, utilizzando il cosiddetto metodo della parabola. Disegniamo il nostro grafico. Parabola rivolta verso l'alto perché il coefficiente di x alla seconda è positivo. Parabola passante per i punti più 1 e meno 1. Soluzioni di questa disequazione: x, ripeto, minore di meno 1 ed x maggiore di più 1. Quindi le aree del piano cartesiano maggiori dell'asse delle x ed esterne agli estremi meno 1 e più 1. Bene, questa è la soluzione del numeratore maggiore o uguale di 0. Soluzione del denominatore maggiore di 0: pongo x meno 2 maggiore di 0 ed il mio risultato sarà x maggiore di più 2. Ora impostiamo la tabella del segno utilizzando i dati appena raccolti. Come si disegna la tabella del segno? La tabella del segno si posiziona il valore 0, si posiziona il valore meno infinito, si posiziona il valore più infinito e si vanno a posizionare i valori trovati nello studio del numeratore e del denominatore. Quindi, in ordine crescente, meno 1 prima dello 0, dopo lo 0, più 1 e più 2. Tiriamo le linee verticali sotto i dati posizionati sulla tabella del segno. A sinistra, nella leggenda, scriviamo N maiuscolo che indica il numeratore, D maiuscolo che indica il denominatore ed E maiuscolo che ci indica il nostro campo di esistenza. Partiamo dal numeratore.
Il numeratore vale per le x maggiori o uguali di più 1 e per le x minori o uguali di meno 1. Quindi linea continua da meno infinito a meno 1 e linea continua da più 1 a più infinito. Dove esiste la funzione per il numeratore? Abbiamo disegnato una linea continua. Dove non esiste, quindi da meno 1 a più 1, linea tratteggiata. Dato che nelle soluzioni del numeratore era presente il simbolo maggiore uguale e minore uguale, dunque non era solo una x maggiore di più 1 ma una x maggiore uguale di più 1, stessa cosa per il meno 1, dobbiamo andare ad aggiungere dei pallini pieni sotto il numero meno 1 e sotto il numero più 1 a livello del numeratore per indicare che questi punti sono compresi nella funzione, esistono per la funzione, il punto meno 1 e il punto più 1. Passiamo adesso al denominatore, x maggiore di più 2. Da più 2 a più infinito, linea continua. Prima di più 2, linea tratteggiata, utilizzando lo stesso procedimento visto per il numeratore. In questo caso non è presente il simbolo maggiore uguale, ma è presente solo il simbolo maggiore. Dunque, nel punto corrispondente al denominatore sotto il più 2 avremo un pallino vuoto e non pieno, perché ci indica che questo punto non è compreso all'interno del campo di esistenza della nostra funzione. Ultimo elemento da considerare è il campo di esistenza. Abbiamo detto questa funzione esiste per tutti i valori di x eccetto più 2. Dunque, linea continua su tutto l'arco delle x per il campo di esistenza, eccetto il valore più 2, su cui posizioniamo come prima un pallino vuoto. A questo punto dobbiamo svolgere i risultati della nostra tabella del segno. Li svolgiamo colonna per colonna. Ora andiamo a segnare le soluzioni della tabella del segno. Analizziamo colonna per colonna considerando la linea continua come un più e ogni linea tratteggiata come un meno. Moltiplichiamo all'interno di ogni colonna i più per i meno. Più per meno per più, meno. Meno per meno per più, più. Meno per meno per più, più. Più per meno per più, meno. Più per più per più, più. Queste sono le soluzioni della nostra tabella del segno. Dobbiamo adesso dare le soluzioni, tra virgolette, ai pallini pieni e vuoti che abbiamo posizionato all'interno della nostra tabella. Pallino pieno lo facciamo scendere nelle soluzioni e lo posizioniamo qua. Stessa cosa per il pallino pieno posto sul numero più 1. Invece, pallino vuoto su più 2, doppio pallino vuoto su più 2 diventa pallino vuoto. Questa è la nostra tabella del segno completata. Finalmente ora possiamo andare a disegnare il nostro piano cartesiano ed andare ad analizzare le aree in cui il grafico della nostra funzione passerà e quelle in cui il nostro grafico non potrà passare. Quarto punto. Disegno il mio piano cartesiano. Asse delle y verticale, asse delle x orizzontale. Posizioniamo all'interno del nostro piano cartesiano i punti presenti all'interno della nostra tabella del segno, quindi lo 0, il meno 1, il più 1, il più 2, il più infinito ed il meno infinito. Traccio delle linee verticali sui punti che ho posizionato sull'asse delle x. Linea verticale lungo meno 1, linea verticale lungo più 1,
linea verticale sul punto più 2. A questo punto, nella tabella del segno, il meno ci indica che la funzione esiste sotto l'asse delle x ed il più ci indica che la funzione esiste sopra l'asse delle x. Quindi noi andiamo ad, per ogni colonna, porre delle diagonali per indicare l'area in cui il nostro grafico non esiste. Prima colonna, c'è un meno. Il grafico esiste sotto l'asse delle x. Io vado a cancellare con delle linee diagonali l'area sopra l'asse delle x. Ciò sta a indicare che sopra l'asse delle x il mio grafico non esisterà. Seconda colonna, più, vado a cancellare il mio grafico sotto l'asse delle x. Stessa cosa per il tratto tra 0 ed 1. Nell'area tra 1 e 2 vado a cancellare con le diagonali l'area superiore all'asse delle x. Ed infine, da più 2 a più infinito, cancello l'area sotto all'asse delle x. A questo punto io so che il mio grafico passerà in queste porzioni in bianco del piano cartesiano. Riporto i pallini pieni su meno 1 e più 1, vuoto su più 2. Quinto punto del nostro studio di funzione, andare a trovare le coordinate dei punti di intersezione del nostro grafico con gli assi cartesiani. Intersezione con l'asse x. Metto a sistema l'asse delle x, che ha equazione y uguale a 0, con la mia funzione y uguale x alla seconda meno 1 diviso x meno 2. Sostituisco 0 alla y e trovo x alla seconda meno 1 fratto x meno 2 uguale a 0. Elimino il denominatore, soluzioni x1 ed x2 meno 1 più 1. Punti di intersezione con l'asse delle x, più 1, meno 1, 0, più 2, più 1, 0, che corrispondono ai nostri due punti in rosso posizionati prima sul grafico. Più 1, più 2. Ora l'intersezione con l'asse y. Metto a sistema, questa volta, l'equazione dell'asse delle y, dunque x uguale a 0, sempre con la mia funzione y uguale x alla seconda meno 1 diviso x meno 2. Sostituisco il valore di 0 nella mia seconda equazione ed ottengo y uguale 0 meno 1 diviso 0 meno 2. Risultato 1/2. P3, punto di coordinate 0 1/2, e lo vado a posizionare nel punto 1/2. Finalmente possiamo iniziare a disegnare la prima parte del nostro grafico, perché abbiamo le coordinate dei punti di intersezione con l'asse delle x, meno 1 più 1, e il punto di intersezione con l'asse delle y, 1/2. Inizio a disegnare il mio grafico collegando i miei tre punti e scendendo almeno di un tratto
verso i valori negativi di y in questo modo. Ricordiamoci di aggiungere la denominazione P3 nel punto di intersezione del grafico con l'asse delle y. Collegando P1, P3 e P2 abbiamo il nostro primo tratto del grafico che andremo successivamente ad implementare. Sesto punto del nostro studio di funzione, lo studio dei limiti finiti ed infiniti sul piano cartesiano. Iniziamo a calcolare il limite per x che tende ad un valore finito, ovvero al punto escluso dal nostro campo di esistenza, al punto x uguale più 2. Limite per x che tende a 2 meno di f di x e limite per x che tende a 2 più di f di x. Che cosa significa calcolare il limite per x che tende a 2 meno e a 2 più? Il limite per x che tende a 2 meno significa andare a calcolare appunto il limite nell'intorno sinistro del punto più 2, quindi poco prima del punto più 2. Al contrario, 2 più ci indica l'intorno destro del punto 2, quindi poco dopo il punto più 2. Andiamo a calcolare il primo limite. Sostituisco nella mia funzione il valore 2 meno al posto della x e svolgo i calcoli. 2 meno equivale a 1,999, quindi un infinitesimo in meno rispetto al 2. Dunque, il numeratore risulterà sicuramente un valore positivo. Il denominatore, che corrisponde a 1,99 meno 2, dà come risultato 0 meno. Un numero diviso 0 meno sappiamo che risulta meno infinito. Questo cosa vuol dire? Che in corrispondenza della x 2 meno, il nostro risultato della y sarà meno infinito, che vado ad indicare con un trattino in questa posizione. Calcoliamo ora il limite per x che tende a 2 più. Sostituiamo nella nostra funzione di partenza il valore 2 più alla x, quindi 2 più elevato alla seconda meno 1 diviso 2 più meno 2. Come nel primo caso, il numeratore darà un risultato numerico positivo, mentre il denominatore sarà il risultato di 2 più, che equivale a 2,001, meno 2. Risultato 0 più. Numero positivo fratto 0 più, risultato del limite più infinito. Questo vuol dire che in corrispondenza della x 2 più, quindi poco dopo, poco più a destra del punto 2, il risultato della nostra y è più infinito. Salgo fino a y uguale più infinito e piazzo il mio ipotetico trattino di soluzione del limite. A questo punto possiamo collegare il tratto disegnato precedentemente del grafico ai due trattini risultati dei nostri limiti finiti sul punto più 2. Quindi parto dal tratto disegnato in precedenza, scendo a meno infinito per la y, ricalcando il mio grafico che in questo tratto risulta a questo punto definitivo. Segno tre trattini che mi indicano che il mio grafico si muove in maniera asintotica rispetto alla retta passante verticalmente per il punto più 2. Lo stesso discorso vale per l'intorno destro del punto più 2. A partire dal tratto di soluzione del limite mi muovo
con il mio grafico verso l'esterno. Questo sarà l'inizio, per y che tende a più infinito, del mio grafico, il cui movimento, scendendo verso la x, quindi per x che tende a più infinito, dovrò valutarlo studiandone il limite infinito. Prossimo punto, andiamo a calcolare i limiti per x che tende a più e a meno infinito, in modo tale da andare a capire come si muove il grafico in quest'area del piano cartesiano e come si muove il grafico in quest'altra area. Calcoliamo il limite per x che tende a più infinito della nostra funzione e successivamente il limite per x che tende a meno infinito. Allora, per risolvere i limiti infiniti dobbiamo usare la seguente regola. Raccogliamo sia a numeratore che a denominatore della nostra funzione la x di grado massimo. Per il numeratore è x alla seconda, per il denominatore è x. Moltiplichiamo entrambi all'interno di una parentesi per la funzione divisa per ognuno dei suoi termini rispetto a ciò che abbiamo tirato fuori dalla parentesi, quindi x alla seconda fratto x alla seconda meno 1 fratto x alla seconda, a denominatore x fratto x meno 2 fratto x. X alla seconda fratto x alla seconda scompaiono, x fratto x scompaiono, risultato per entrambi 1. 1 fratto x alla seconda, sostituendo la x con il più infinito, risulta 0. 2 fratto x, sostituendo più infinito la x, risulta 0. Rimangono x alla seconda fratto x, risultato x. Sostituisco più infinito ad x, dunque risultato del limite più infinito. Dunque, se il risultato del limite per x che tende a più infinito mi dà appunto come risultato una y più infinito, io salgo e posiziono il mio trattino nell'angolo in alto a destra del primo quadrante del piano cartesiano. Limite per x che tende a meno infinito della nostra funzione. Utilizzo lo stesso procedimento di prima. Numeratore x alla seconda per, aperta parentesi, x alla seconda fratto x alla seconda, meno 1 fratto x alla seconda, chiusa parentesi. Denominatore x per, aperta parentesi, x fratto x, meno 2 fratto x, chiusa parentesi. X alla seconda fratto x alla seconda uguale a 1. X fratto x uguale a 1. 1 fratto x alla seconda, sostituisco x a meno infinito, risultato 0. 2 fratto x, sostituisco meno infinita di x, risultato 0. X alla seconda fratto x, risultato x. Sostituendo meno infinito alla x, il risultato totale del mio limite sarà meno infinito. Se il risultato del limite della funzione per x che tende a meno infinito mi ha dato come appunto risultato una y uguale a meno infinito, io andrò a posizionare il mio trattino di soluzione in questa posizione, in basso a sinistra nel terzo quadrante del piano cartesiano. Se i risultati dei due limiti per x che tende a più infinito e a meno infinito hanno dato come risultati più infinito e meno infinito, sicuramente lungo questa traiettoria sarà presente sul nostro piano cartesiano un asintoto obliquo che il nostro grafico dovrà necessariamente seguire. Finalmente siamo in grado di disegnare in maniera completa il nostro grafico. A partire dal tratto disegnato precedentemente, io mi muovo verso sinistra con
congiungendo il mio grafico al trattino che ho segnato, che corrisponde al limite per x che tende a meno infinito della mia funzione. Allo stesso modo, nel primo quadrante del piano cartesiano, vado a congiungere il tratto del grafico che avevo precedentemente disegnato con il punto di soluzione del limite per x che tende a più infinito analizzato poco fa. Abbiamo quindi sul piano cartesiano il grafico disegnato in maniera completa. Il lavoro per oggi è terminato, vi aspetto sul mio canale per i prossimi video di approfondimento.